Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con Roma per la partita Lazio-Napoli, con Firenze per Fiorentina-Inter, Bologna per Bologna-Torino, Vicenza per Lanerossi-Roma, Ascoli per Ascoli-Catania, Varese per Varese-Brindisi. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Piero Pasini, Alfredo Provenzali, Ezio Luzzi, Everardo Dalla Noce. Sentiamo come son terminati i primi tempi a voi Olimpico. Lazio 0, Napoli 0. Ed ora rapidamente i cenni di commento via Roma. Secondo minuto di gioco a Roma, risultato Lazio 0, Napoli 0, seconda visita del Napoli all'Olimpico in 15 giorni, ancora uno stadio quasi esaurito, 75.000 sono gli spettatori presenti, il loro afflusso è stato indubbiamente favorito anche dalla stupenda giornata di sole, oltre che dall'importanza dell'incontro arbitra Michelotti. Il confronto si apre con una insistente prolungata offensiva laziale che impegna a fondo la difesa napoletana, al nono Chinaglia su tiro di punizione di Frustalupi indirizza rete di testa, ma Carmignani para a terra. Un minuto dopo è Pogliana a tirare dal limite, ma sul fondo. Al 12° staffilata di Giuliano ancora fuori. Chinaglia scatta al 14° suo passaggio di Garlaschelli e tira raso terra un diagonale che Carmignani blocca a terra con la mano destra. Al 15° è Nanni ad impegnare di testa Carmignani su cross di Rececconi. Per il Napoli Braglia tira fiaccamente dal limite al 22°, mentre al 23° Rececconi da 25 metri colpisce l'incrocio dei pali alla destra del portiere partenopeo. Grosso pericolo per il Napoli al 27° con un'azione di Chinaglia che va a terra accanto alla linea di fondo mentre Carmignani para ancora una volta la palla. In angolo invece un pallone che al 30° Chinaglia porta con una velocissima sgroppata dal centrocampo al limite dell'area avversaria. Tira sul fondo anche D'Amico al 32° mentre Chinaglia non riesce a deviare di testa un cross alto solo di poco di Martini dalla sinistra. Il Napoli torna a farsi pericoloso al limite dell'area laziale al 37° con Braglia che indirizza però fuori. Al 40° il Napoli andare vicino al gol con un tiro di Esposito che Pulici devia violentemente in angolo. Allo scadere del tempo mani di Pogliana in area non è rilevato dall'arbitro Michelotti che forse lo considera involontario. Il tempo si chiude con il Napoli in difesa su azione di calcio d'angolo. Bel primo tempo dobbiamo dire, bel gioco e ritmo sostenuto. Il Napoli non si è limitato a difendersi e a controllare l'offensiva laziale ma ha reagito mettendo anche i suoi attaccanti in condizione di tirare verso la porta avversaria. Più continua comunque più pericolosa l'azione laziale in questi primi 45 minuti di gioco e tutto lascia supporre che anche il secondo tempo che ha avuto inizio da 3 minuti saprà offrire uno spettacolo calcistico di buona levatura. 0-0 Olimpico al terzo minuto di gioco, a voi Firenze. Linea d'Ameri. 22° minuto del secondo tempo, risultato immutato 0-0, sta attaccando in questo momento il Napoli, mentre dobbiamo dire che la Lazio si è dimostrata piuttosto prodiga in questi ultimi 5 minuti, mancando qualche buona occasione. Ora c'è un tiro che il portiere Pulici riesce ad alzare quasi a campanile sulla linea di porta e a deviare successivamente. È stato Esposito a scoccare un tiro piuttosto forte che, ripetiamo, Pulici, il bravo portiere laziale che già si è esibito in un precedente intervento nel primo tempo sul tiro del mezzo sinistro, ha deviato in angolo, anzi sulla linea bianca dalla porta quasi, alzato a campanile, poi ha ripreso nuovamente la palla. Vediamo intanto le formazioni delle squadre, approfittando anche di un intervento ora del portiere Carmignani, che però deve intervenire sulla palla quando quest'ultima ha superato la linea di fondo in calcio d'angolo su passaggio all'indietro del difensore. Il Napoli ha dunque in campo Carmignani, Bruscolotti, Pogliana, Zurlini, Vavassori, Orlandini, Canè, Giuliano, Clerici, Esposito e Braglia. Per la Lazio giocano Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Odinanni, Garlaschelli, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi e D'Amico. Calcio d'angolo sulla sinistra della rete difesa da portiere Carmignani. Parte il tiro, pallone in aria, groviglio di giocatori, colpo di testa da parte di Zullini che respinge. Al limite sulla destra recupera Rececconi, pallone a terra, alto lancio verso Chinaglia che in aria toglie la palla a Carmignani che è uscito ma recupera ancora prontamente sul pallone Vavassori e allunga il pallone ancora sull'estremo settore di destra dove è scattato Braglia, il quale cerca di superare il suo diretto avversario, il terzino Petrelli che controlla la sfera ma non riesce a salvarsi dal fallo laterale. La rimessa in gioco del Napoli. Dunque partita sempre avvincente, ritmo sostenuto in questo confronto fra la capolista Napoli e la Lazio che insegue appunto nelle primissime posizioni della classifica la squadra partenopea. Passo all'ascolto dell'Olimpico. Sì, qui siamo giunti al 30° minuto del secondo tempo, dal 27° la Lazio sta giocando con Franzoni al posto di Garlaschelli, l'ala destra è stata costretta all'uscita, si è infortunato nel corso dei primi 45 minuti di gioco ed è stato sostituito appunto nel secondo tempo quando Maestrella ha ritenuto opportuno anche per dare forse maggiore peso offensivo all'attacco laziale. Attacco laziale che in questo momento sta manovrando sotto la porta difesa da Carmignani. Ecco il pallone che è uscito in fallo laterale per la rimessa in gioco della Lazio. La Lazio con Frustalupi attende il Frustalupi pensamento dei compagni, passa il pallone al compagno di squadra Franzoni, respinge ancora la difesa del Napoli sulla centrale del campo e recupera il pallone Oddi, lo scambia con Rececconi. Ecco ancora un intervento di Wilson che riceve il pallone all'indietro da parte di Rececconi. I difensori della Lazio sono portati all'altezza della linea centrale del campo. Ecco un attacco della Lazio in rete di Chinaglia. Chinaglia è riuscito a strappare il pallone all'uscente Carmignani e ha segnato. Pertanto al 31° della ripresa la Lazio è passata in vantaggio grazie a una rete messa a segno da Chinaglia. A voi Firenze.
Noi siamo giunti al 35esimo minuto della ripresa e ripetiamo, la Lazio è passata in vantaggio al 31esimo grazie a una rete messa a segno da Chinaglia. Così si è svolta l'azione, Martini ha crossato il pallone da destra, è uscito Carmignani che ha accompagnato la sua azione da Zurlini e Vavassori. Franzoni ha sottratto la palla ai difensori e Chinaglia l'ha recuperata e ha segnato. Ora è D'Amico, la Lazio scatta quasi in azione di contropiede, in lotta con Bruscolotti che gli accontana la palla mentre il giocatore era proteso verso l'area avversaria. C'è l'intervento di Michelotti che concede un calcio di punizione per punire l'azione irregolare da parte del terzino nei confronti dell'ala D'Amico, mentre vediamo che Michelotti si è fermato il punto esatto dove è avvenuta l'infrazione e noi attendiamo ovviamente che venga battuto questo calcio di punizione. Ricordiamo che Chinaglia è la quinta domenica consecutiva che mette il pallone in rete. Ecco intanto Chinaglia che sta per battere il calcio di punizione che vi abbiamo detto, la rincorsa, poi si arresta, deve essere rispettata le distanze, parte il tiro secco, ha deviato Carmignani in angolo miracolosamente protendendosi sulla destra e con il palmo della mano ha deviato il tiro scoccato da Chinaglia, un tiro bruciante in calcio d'angolo. Ecco il calcio di punizione che sta per essere battuto, barriera che si è formata lungo la linea di fondo, Giuliano è pronto per colpire la palla, ha sulla destra ancora Clerici, tutto il Napoli in attacco, è rimasto soltanto Carmignani e Zurlini a presidiare il limite dell'area laziale, parte il tiro, testa di un difensore che respinge, ribatte ancora Zurlini, ribatte ancora un difensore laziale, il tempo per noi è scaduto, la palla è inseguita dagli attaccanti della Lazio che ritorna verso la linea centrale del campo e dai difensori del Napoli che si erano portati in avanti, che stavano ripiegando. Intanto c'è un calcio di punizione che Michelotti deve concedere alla Lazio per un fallo commesso da Zurlini che stava rientrando a punto e che stava controllando D'Amico. D'Amico è terminato a terra, è dolorante. Ecco il giocatore che si sta rialzando mentre ci si appresta a battere un calcio di punizione per la Lazio. E il tempo è scaduto per noi. Ecco che il giocatore si è rialzato, Frustalupi è accanto alla palla insieme a Petrelli, è pronto per battere questo calcio di punizione. L'arbitro Michelotti si dirige verso la metà campo napoletana, il calcio di punizione di Petrelli all'indietro verso il portiere Pulici che si è portato al limite dell'area, ora lascia che il pallone entri abbondantemente nella propria area di rigore, lo recupera con i piedi nell'area di porta, ora l'ha portato vicino al disco di rigore, recupera la palla con le mani ed effettua la rimessa in gioco. Parabola altissima della palla, oltre la linea centrale del campo, colpo di testa di Zurlini, dalla parte opposta è Frustalupi, colpisce la palla e poi è Michelotti che pone fine alla contesa. Una buona partita giocata a ritmo elevato che ha impegnato aspramente le due compagini che si sono date battaglia lungo il corso dei 90 minuti di gioco. Ha segnato la Lazio al 31esimo dopo che la squadra di Mestrelli aveva denunciato qualche sfasatura rivelatasi però temporanea, concedendo una certa prodigalità soprattutto nella seconda parte del secondo tempo alcuni palloni gol ai propri avversari. La Lazio è passata in vantaggio esattamente al 31esimo, cross di Martini da destra, uscita a vuoto di Carmignani che aveva come controllori anche Zurlini e Vavassori. Franzoni sottraeva la palla ai tre giocatori napoletani e Chinaglia, che aveva seguito ancora l'azione di Franzoni che stava a pochi passi, quasi sull'impeto era lanciato verso la rete di Carmignani, ha messo il pallone in rete. Ripetiamo, è la quinta domenica consecutiva che la Lazio, che Chinaglia segna. Ora la Lazio sta uscendo dal campo applaudita dalla folla. Il Napoli ha dimostrato ancora di essere una compagine molto forte, ha saputo controllare bene la partita nel corso dei primi 45 minuti di gioco e anche nella ripresa si è dimostrato a volte anche pericoloso. Buona partita è stata giocata da Riceconi e dalla parte opposta da Giuliano. Il risultato finale qui all'Olimpico di Roma, Lazio batte Napoli 1-0, Chinaglia al 31esimo del secondo tempo. Il nostro collegamento dall'Olimpico è terminato, a te Bortoluzzi.